Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Maria Chiara e oggi voglio provare un altro trend che sta spopolando tantissimo. Sì, ormai sto diventando la ragazza dei trend, basta. C'è solo quello. Un trend che sta spopolando tantissimo sui social, soprattutto su TikTok. La cosa che mi piace di questo hack che adesso vi spiegherò è che si tratta degli ombretti, quindi del make-up occhi. E sono felicissima perché è la parte che a me piace più truccare di tutte. Quindi, cominciamo subito. Sicuramente vi lascio il video qui. Se lo trovo, visto il video, sicuramente capirete di che trend sto parlando. Quello di mettere i colori sulla palpebra con un dito, quindi gli ombretti in ordine di scala, insomma, graduale di colore, e poi andare a sfumare con il pennello, quindi applicarli col dito, sfumare con il pennello e bam, makeup finito. Sono curiosissima perché se funziona alla svolta. Penso che andrò a utilizzare la Side by Side New Palette la Side by Side New Palette di Nabla, perché ha dei colori belli neutri, cioè questa palette l'adoro, è molto molto bella, mi piace un sacco. Vado ad utilizzare 4 colori, di cui 2 opachi e 2 shimmer. Dei 2 opachi vado a scegliere uno chiaro e uno scuro, e la stessa cosa degli shimmer. Quindi cominciamo subito, anche perché è super fast, quindi spero comunque di metterci poco. Credo che andrò con Half Time, lo so, uso sempre quello, però è proprio carino come colore. Sì, dai, uso Half Time come primo colore. Lo vado a mettere qui. Ah, non ho fatto nemmeno una base ombretti. Vabbè, lo metto proprio così, senza primer, senza niente. Ok, poi vado con lo shimmer più chiaro, Ray of Light, che è quello a fianco praticamente, che è un bellissimo dorato. E lo vado a mettere qui, penso si veda tantissimo, e lo metto fino alla piega, quindi dalla palpebra, su tutta la palpebra mobile fino alla piega, perché poi sarà lì dove andrò a sfumare per lo più. Vado con Cedarwood, che è lo shimmer più scuro che c'è nella palette, scurissimo, un marrone scuro, così almeno si vede bene la differenza. Voglio fare una cosa carina, dai. Se viene bene magari ci vado pure al lavoro. E infine, come ultimo colore, l'ultimo colore è di nuovo un opaco. Vado con Tempera, che è quello proprio più scuro in assoluto. Anche se Burnt Sienna pure non è male, ma vado con Tempera perché è proprio quello più scuro, scuro, che è questo qua. E vado alla fine dell'occhio. Ora, con un semplicissimo pennello da sfumatura, vado a sfumare e dovrebbe uscire comunque un look bello sfumato con dei colori super carini. Comincio prima a sfumare il marrone chiaro con lo shimmer chiaro, poi comincio piano piano a sfumare i due shimmer, vado con il marrone, e quando sfumo con il marrone scuro lo porto verso fuori. Posso dire che ci può stare l'idea, ma non è che funzioni più di tanto. Non si vede bene, cioè lo shimmer poi una volta sfumato, vabbè, a parte qua che ho fatto full out perché mi sono toccata prima col dito, quindi adesso lo levo, se no non rende. Impazzire. No, non credo che mi piaccia questa tecnica. Adesso mi avvicino un attimo. Penso sia più funzionale poi andare di nuovo a ripassare i colori, magari soprattutto con gli shimmer, prendere i colori e riapplicarli. Anche perché poi, cioè, ho usato lo shimmer più scuro, che è Cedarwood, è diventato praticamente un tutt'uno con il marrone opaco. Non mi piace questa tecnica, posso dirlo. È venuto proprio tutto strano. No, 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 no. L'unica cosa adesso voglio provare, perché magari è stato un errore mio che ho provato a fare questa tecnica senza mettere magari il primer, perché col primer gli ombretti si appiccicano meglio alla palpebra, quindi non si spostano più di tanto, e quindi mettendoli in quel modo magari si vanno a sfumare, ma non si sposta tutto e diventa un tutt'uno, perché così non mi piace per niente. Tanto mi andrò a struccare, perché non credo che andrò a lavoro così. Ci sono rimasta male perché pensavo che veniva una cosa carina. Provo a fare la stessa cosa con l'altro occhio, ma utilizzando il primer. Il primer che utilizzo è questo qua di Astra, il Ritual Eye Primer, e provo a utilizzare gli stessi colori, così almeno faccio la prova più veritiera possibile. Lo vado a prendere col pennellino e ora vado a fare la stessa identica cosa che ho fatto da quest'occhio sull'altro. Quindi ricomincio con Half Time, che è proprio italianizzatissimo, e lo vado a picchiettare. Ok, poi Ray of Light, Cedarwood e infine Tempera. Proviamo anzi con un pennellino un pochino più piccolo, sempre da sfumatura, rispetto a quello che ho utilizzato prima. Vado sempre prima a sfumare quello più chiaro. Devo dire che con il primer è molto meglio, perché si mischiano meno i colori. Adesso vi faccio vedere da vicino la differenza dei due occhi.
Non è malissimo, malvagio, però sinceramente, per come sono abituata adesso a truccarmi, boh, sta cosa forse avrebbe funzionato i primi tempi, perché non dico che mi truccavo quasi così, però vabbè, un po' meglio, eh. Però diciamo che potrebbe aiutare. Ma non mi piace, non mi piace l'effetto, perché so che comunque adesso, soprattutto con YouTube, mi trucco spesso, quasi tutti i giorni. So che anche se magari dovessi impiegarci più tempo senza usare questo trucchetto, sicuramente mi verrebbe decisamente meglio il make-up. Comunque alla fine perderei lo stesso tempo, perché anzi forse anche di più, perché cercherei di aggiustare la sfumatura che è venuta male. Quindi secondo me non è proprio promosso questo trucchetto. In realtà, se l'avessi fatto tranquillamente con gli ombretti, ci avrei impiegato forse la metà del tempo e mi sarebbe venuto 10 volte meglio. Quindi no, ci sono un po' rimasta male, perché pensavo sarebbe stato l'effetto finale un po' più carino, però era un trucchetto che volevo provare. In realtà non a tutti viene male, ho visto che a tanta gente è venuto bene. A me sinceramente non mi fa tanto impazzire, cioè sembra che abbia messo un po', mi sia truccata un po' chiusi a caso. Anzi, quando mi sono truccata con la sinistra è venuto un make-up decisamente meglio. Vi lascio il video qui perché fa ridere. Comunque, fatemi sapere qui sotto lasciando un commento se avete provato questo trend, questo trucchetto, e se l'avete provato sono curiosissima di sapere se a voi è riuscito, perché a me Spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, mettete un bel pollice in su a questo video. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Andatemi a seguire anche sul mio profilo IG, mi trovate come Maresciara, vi lascio scritto il nome qui sotto. Correte, perché sto facendo un sacco di reel e mini video, sia sui segni zodiacali, che vi avevo già detto in un vlog, che vi lascio qui, così vedete anche il segno zodiacale dell'Ariete, se non sbaglio. Però li trovate tutti sul mio profilo IG e vedete anche foto, altri reel. Quindi mi raccomando, andatemi a seguire. Detto questo, io come al solito vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Woohoo! Penso che andrò a utilizzare la Side by Side New Palette. New? No, la Side by Side Nude. Vabbè, ciao. Vado con... No, non c'ho l'autofocus perché sto registrando con la mia macchinetta. Ok.